grandi polemiche nel web, ma anche nel mondo della realtà, quindi del reale, per quanto riguarda la trasmissione Report che va in onda su Rai 3, che vi ricordo qualche giorno fa si è occupata di parlare proprio del vaccino contro il papillomavirus, il virus cosiddetto HPV. Si parlava concretamente degli eventuali effetti avversi che, perlomeno, che ci sarebbero a questo tipo di vaccinazione contro il tumore al collo dell'utero. Il primo a scendere in campo sarebbe stato, subito dopo la messa in diretta del servizio, Roberto Buglioni, un virologo e professore di microbiologia e virologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Salute San Raffaele di Milano. Che cosa sarebbe stato detto? Sarebbero state dette le seguenti parole: diffondere la paura raccontando bugie è un atto grave e intollerabile, e abusare in maniera perversa delle libertà di opinione. È come gridare c'è una bomba in uno stadio affollato e vedere la gente che fugge e calpesta i bambini. Le ipotesi allarmistiche riportate non hanno base scientifica. Un intervento che poi sarebbe seguito dal diretto ministro della attuale salute italiana, sto parlando di Beatrice Lorenzin, la quale per l'appunto avrebbe dato seguito alle parole che avrebbe messo su Twitter il virologo Roberto Burioni, di cui poc'anzi vi ho trasmesso attraverso l'ausilio della mia voce. Dunque, come starebbero le cose? Io non sono un virologo, non sono un personaggio che ha delle grandi competenze a livello, per così dire, medico, però vi posso dire che ci sono malattie che esistono nel nostro pianeta, tra cui per l'appunto HPV, HIV, che poi se non trattata diventa AIDS, e tante tante altre. Quindi bisogna fare attenzione e essere consapevoli che esse effettivamente purtroppo esistono. Detto ciò, non aggiungo altro, mi auguro però che si faccia più chiarezza possibile a proposito di HPV, di vaccino HPV e di appunto salute umana che deve essere garantita, come sancisce un articolo della nostra Costituzione, nel momento in cui nasce una creatura su questo pianeta fino alla sua morte naturale. Ma la salute deve essere garantita e deve essere messa al primo posto. Non voglio aggiungere altro, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate e se in tale video fossero presenti delle inesattezze me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie, cordiali saluti a voi tutti.